Ciao ragazzi, sono ancora qua a raccontarvi un altro aneddoto di Marco, ma più che altro oggi voglio farvi vedere quello che fu un regalo che mi fece nel 1995, per il mio compleanno. Mi regalò praticamente i suoi scarpini con tanto di dedica che sono ancora qui da quella volta nella sua scatola, li ho usati io per un po' di tempo in bici, poi li ho messi via e custodisco proprio come meritano. E poi un aneddoto bello di Marco quando andavamo a pescare, io, lui e Iader sempre. Una volta andavamo a pescare in un canaletto dietro qua nelle nostre zone. Canale profondo 4 metri e ce n'era un altro di fianco, sempre di 4 metri, quindi due canali, uno davanti all'altro. Noi pescavamo con le classiche canne da 3 metri, no? Da pescarmi il primo canaletto. Arriva Marco, tira fuori sta canna fissa 8 metri. E gli ho detto: ma dove vai con una canna fissa da 8 metri? E mi fa: ah, praticamente lanciava, pescava nel canale di là senza vedere, cioè nell'altro canale. E gli faccio: ma come fai? Perché io non sono come voi, non ho bisogno del galleggiante, io pesco al tocco. Quindi praticamente non vedevo assolutamente quello che succedeva dove stava pescando, però doveva fare qualcosa di diverso da voi. E in qualsiasi maniera, questa era una particolarità sua, diciamo. Bella però anche questa, dai, molto, molto particolare, ma ripeto, aver avuto la fortuna di averlo conosciuto nel privato è stata una grande cosa perché difficilmente puoi pensare che un campione di questo livello possa essere così umile nell'animo.